questi sono gli ultimi missili turchi caduti su Afrin settimana scorsa per annientare le ultime difese della popolazione curda. Hanno bombardato ovunque in città, raso al suolo quasi tutti i palazzi e colpito chiunque tra i civili. Le truppe turche e l'esercito libero anti-Assad hanno conquistato la città siriana di Afrin sotto attacco da 3 mesi. Erdogan annuncia la cacciata dei curdi dalla loro roccaforte. E questo proprio in questi giorni che sono tornate di attualità le notizie che riguardano l'ISIS in Europa. Francia terrorista prende ostaggi e uccide 3 persone. Sgozzati miscredenti, arrestato a Foggia italiano affiliato all'ISIS. Ma cosa sta succedendo? I curdi di Afrin sono tra quelli che più hanno combattuto, sconfitto e fino ad ora tenuto a bada l'ISIS in Siria. La Turchia è un nostro alleato, un paese della NATO che noi europei finanziamo e appoggiamo. E non certo per bombardare chi combatte i terroristi. I turchi, accompagnati da milizie jihadiste, sono entrati in città. Hanno abbattuto la statua simbolo dei curdi, festeggiato a colpi di calatico, sfilato su pick-up stipati da strani personaggi, come questo vestito da jihadista, guardatelo, con la divisa tutta nera dell'ISIS ed un coltellaccio in mano che minaccia a gesti di tagliare la gola. Insomma, l'incubo degli jihadisti dell'ISIS sembra di nuovo tornare. E questo succede qui, ad Afrin, in uno dei 3 cantoni della Rojava, la regione curda a nord della Siria, che confina con la Turchia. 2 popoli eterni nemici. Ma i curdi della Rojava sono proprio quelli che hanno sconfitto a proprie spese e sul campo l'ISIS a Kobane, Manbij e Raqqa. Lui è Davide, un italiano che come molti altri volontari internazionali si è unito alle forze curde per combattere proprio in questa città l'avanzata dell'ISIS in Siria. Ha scritto un libro su questa storia ed oggi ci incontra per parlare di cosa sta succedendo ad Afrin. Ma com'è iniziata la sua esperienza di combattente? Ho deciso di partire in seguito agli attentati del Bataclan di Parigi. Mi sono arruolato e sono andato all'Accademia Militare degli Internazionali degli YPG, dove sì, mi hanno dato il mio primo Kalashnikov. Il YPG sta per? Unità di Protezione Popolare. Ma qual è il ruolo delle YPG? Creare una società diversa e anche difendere la popolazione curda che è sotto attacco da parte della Turchia. Ho conosciuto molte donne yazidi che erano state rapite, torturate, stuprate dagli uomini dell'ISIS. Cosa pensano queste combattenti? Delle donne come loro che sono lì recluse, che rischiano la vita per scappare. Sono donne che sono state anni schiave, completamente traumatizzate, che però nel rapporto con le altre donne hanno potuto ricostruirsi una vita. La fase di riscatto. Sì, se oggi Raqqa è libera è merito di queste ragazze che hanno subito delle violenze che noi neanche ci possiamo immaginare, hanno avuto la forza di combattere e ci sono anche degli italiani che hanno combattuto con loro. Quanti italiani ci sono stati lì? Che ho visto io, forse una dozzina, adesso non saprei dire. Ma c'è anche una donna italiana, Eddie, una mia amica, che ha fatto la scelta di unirsi alle unità di protezione delle donne. Sta combattendo? Lei è nell'esercito femminile. Una sua compagna, Anna Campbell, purtroppo è stata uccisa venerdì scorso da un missile turco. Pochi giorni fa, Anna Campbell, una ragazza inglese, è morta combattendo a fianco dei curdi. Era tra quelle guerrigliere che tanto fanno paura agli estremisti islamici. Hanno questo grido di guerra, questo urlo acuto, no, che fanno le YPG, e quando i miliziani dell'ISIS lo sentono sono molto impauriti, sia perché sanno quanto le YPG sono disposte anche al martirio, hanno molta paura anche perché, essendo che loro considerano una donna inferiore, morire per mano di una donna evidentemente è una vergogna. Infatti il ruolo delle donne nei combattimenti contro l'ISIS è stato determinante. Gli jihadisti vedono le guerrigliere curde come il demonio, ma quando riescono a catturarle... Una ragazza che si chiamava Barin è stata fatta prigioniera. Questo è il video fatto dagli stessi jihadisti filoturchi che l'hanno uccisa, le hanno asportato i seni con i coltelli, l'hanno completamente mutilato il suo corpo. Questo è il modo in cui queste persone trattano i corpi delle donne per dare un segnale alle donne a quello che le aspetta se provano a liberarsi. Mutilazione al seno vuol dire mutilazione proprio all'organo che rappresenta la femminilità, certo. Esatto. Parlando del suo rapporto
rapporto con le donne in Rojava, Davide ci mostra un ricordo delle sue amiche al fronte. Era una foto di quando con noi degli IPG giocavamo a pallavolo. Nel frattempo ovviamente c'era chi faceva la guardia, non è che ci distraevamo. No, certo. Ci sono anche momenti di... svago, di vita normale. In una situazione in cui l'elemento della seduzione è totalmente bandito. Eh sì, perché al fronte si possono avere solo rapporti di solidarietà ed amicizia, come quella che Davide aveva con questi due ragazzi. Compagno Bagher, che purtroppo è caduto martire nell'operazione di Manbij, stavamo facendo una grossa offensiva per raggiungere il centro della città, che era ancora nelle mani dell'ISIS. Eravamo assieme quella notte e lui purtroppo, Dilovan, era subito dietro a Bagher nell'avanzata e quindi è stato colpito dalle schegge della mina, ha perso entrambi gli occhi e una gamba. Lui invece è morto sul colpo. Io mi trovavo a distanza e non sono stato colpito dalle schegge. Peraltro ho rischiato di essere colpito invece dai proiettili dei miei stessi compagni, che hanno cominciato a sparare verso il luogo dove eravamo noi con altri, scambiandoci per nemici, perché in quelle situazioni è chiaro che si crea anche una situazione che non si può descrivere, quindi... di confusione. Non è facile, perché poi parliamo di avanzare in una città completamente al buio, non c'era nessuna fonte di luce se non la luna. Queste offensive grosse avvengono sempre di notte e quindi è molto difficile identificare la posizione del nemico, perché la guerra urbana è davvero caotica. Tu puoi avere anche il nemico alle spalle, a destra, a sinistra. Tu come combattente, assieme ai tuoi amici, sei... ai tuoi occhi. Sì, non hai nient'altro che questo. E a proposito di amici ancora in Siria, sotto l'attacco delle truppe turche, a Davide arriva una videochiamata di un suo amico in connessione, si sta collegando, che è proprio vicino ad Afrin, a ridosso della frontiera, come mostra dalla camera del telefonino. A pochi chilometri c'è il muro che la Turchia ha costruito sul confine con la Siria alcuni anni fa. Aspetta Jacopo, non adesso... ti sentiamo più. Cade la linea e per ricontattarlo aspettiamo che il suo amico Jacopo entri in una casa. Hai paura? È una questione di razionale sicurezza. Sono attaccato a un wifi, l'unico modo che ho per avere internet qua in questo momento. Comunque ora ti senti abbastanza al sicuro? Il confronto a essere sotto le bombe 24 ore su 24 e immaginare che uno si sente più al sicuro. Ho letto stamattina che la Turchia vorrebbe mandare 400.000 persone che adesso sono in Turchia ad abitare ad Afrin al posto della gente che abitava lì. Erdogan ha dichiarato che la conquista di Afrin servirà per mettere queste persone, facendo sostanzialmente una pulizia etnica del cantone di Afrin, che è a stragrande maggioranza curda. Questo creerà ancora più caos in Siria. Anche tu eri sotto i bombardamenti? C'erano i caccia dell'esercito turco che volavano sopra il cantone di Afrin e hanno cominciato a bombardare anche le montagne intorno al villaggio in cui mi trovavo. Non c'era un posto in cui non rischiare di rimanere anche vittima di quei bombardamenti. Hanno colpito anche le infrastrutture. Per esempio? C'era carenza d'acqua perché erano state tagliate le forniture, mancavano molti generi di prima necessità. Ma Jacopo come viveva quella situazione? Chissà la paura. È anche qualcosa che uno affronta quando si trova in questa situazione. Qua si sta costruendo una speranza, un esempio di una società libera, democratica, e bisogna anche fare i conti con le proprie paure e superarle. Perché senti tu a questa battaglia? Qua si stanno fronteggiando due idee per la società, per il futuro. La Turchia di Erdogan si allea con le bande jihadiste di Al-Qaeda e dell'ISIS per progetti di dominio sulla regione. Dall'altra abbiamo delle persone, una società che si sta organizzando in una maniera differente per degli obiettivi di democrazia, di libertà della donna. In realtà è il sogno di tutti i popoli. Ci sono altri italiani con te? Sì, ci sono italiani che sono qua a combattere. Ci sono persone da tanti paesi differenti, dall'Europa, anche dagli Stati Uniti. Però la popolazione civile oramai è allo stremo e con l'arrivo dei turchi sta evacuando la zona. E chi non lo fa? Questo è quello che è successo ad un contadino curdo rimasto nella sua terra durante l'avanzata degli jihadisti. Da Afrin se ne sono andati tutti? Lì ad Afrin ovviamente continua la resistenza nella forma di guerra di guerriglia. Benché la Turchia abbia occupato questo cantone, è possibile che le YPG riescano comunque a organizzarsi e a resistere all'occupazione straniera. Sin dal giorno in cui i jihadisti e
dell'esercito turco sono entrati ad Afrin, sono cominciate azioni di guerriglia. Infatti, anche se i media turchi non ne parlano, la resistenza delle JPG in Afrin è molto attiva. Guardate questo razzo sparato contro una camionetta di jihadisti che presidiano la città. Ma per esempio questi profughi, questi sfollati, come vedono il fatto che l'Italia o l'Europa in generale non hanno mosso un dito per impedire questo massacro, cosa ne pensano? Si chiedono, ma perché gli stati europei finanziano uno stato come quello turco, Al-Qaeda, gli ex combattenti dell'ISIS che si stanno riorganizzando, a fare questo tipo di operazione contro una popolazione civile? C'è un senso di grande ingiustizia e di grande rabbia. Nel 2017 l'ISIS era stato distrutto. E secondo te, adesso che invece grazie alla Turchia diversi jihadisti si stanno rafforzando, pensi che possano di nuovo espandersi in Siria e aumentano anche i pericoli per le città europee, per le città occidentali col rafforzamento di questi jihadisti? Sicuramente quello a cui dobbiamo prepararci è che queste forze jihadiste tornino anche più forti di prima. A queste bande che hanno contribuito alla guerra su Afrin, la Turchia garantisce il passaggio nei propri confini, dalla Turchia poter viaggiare in Europa. E con questo pensiero drammatico a Davide nasce una riflessione, ricordando proprio il suo amico della foto. Ora io mi chiedo, per esempio, questo ragazzo che senso abbia la sua vita adesso, una vita intera cieco, senza una gamba, con il suo amico morto, la sorella morta, e dopo che lui ha affrontato questo sacrificio per liberare Kobane, Manbij, per provare a raggiungere Afrin, vede che la sua rivoluzione viene distrutta pezzo per pezzo dalla Turchia con l'appoggio e il silenzio di quegli stessi stati che hanno utilizzato lui e sua sorella per sconfiggere l'ISIS. Tu pensi di tornare? Farò tutto il possibile per tornare lì. Non sarà facile per te e i tuoi compagni passare dalla Turchia. Con il governo che c'è adesso non ci posso... Ti arrestano? Sì, immagino che sarei arrestato e processato per terrorismo. È ridicolo, è tutto a causa della necessità da parte dei nostri governi di mantenere queste relazioni con la Turchia che il mondo viene capovolto di 180 gradi. Ho visto un tuo video io, dove tu ti copri il volto. Io, combattente italiano delle YPG, mi rivolgo a tutte e tutti voi che ascoltate dall'Italia e vi chiedo di alzare un grido, allo stesso modo in cui 2 anni fa quel grido si è alzato in tutto il mondo per la resistenza di Kobane. Sì, sì, ero io e ho mandato quel video per sensibilizzare gli italiani a quello che stava accadendo in Siria in quel momento. Essere in guerra contro l'ISIS e essere colpiti da armi che all'ISIS sono state date da paesi alleati dei nostri governi. Ma come sarà il futuro prossimo ad Afrin? Sono 6 anni che c'era la rivoluzione ad Afrin, adesso purtroppo c'è lo Stato Islamico, il Jihad, e c'è un governatore turco, a quanto pare verrà messo nei prossimi giorni. Questo pezzo della rivoluzione è stato schiacciato, ma ripeto, comunque c'è una guerra di guerriglia che continua e non è affatto detto l'ultima parola. In ogni caso non è che la Turchia troverà il suo Vietnam lì, già ha trovato il suo Vietnam,